Parliamo. Buonasera a tutti, mi trovo qui in diretta con Marco Canfora. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Comunque Marco Canfora è che è uno studioso di antroposofia e di musicoterapia antroposofica al quarto anno di formazione. Stasera ci parlerà un po' della cura del suono sulle basi di Rudolf Steiner. Io direi di andare, perché visto che è anche un tema molto importante. Vai Marco, siamo tutti orecchi. Io lascio solo la tua immagine nel frattempo, in modo che ci spiegherai meglio, senza avere condizionamenti da parte mia. Vai. Bene, allora grazie Salvatore, buonasera a tutti. La prima cosa, io partirei dal titolo. Il suono che cura, la terapia musicale sulla base delle indicazioni di Rudolf Steiner. Diciamo che noi dobbiamo fare, per capire il significato del suono che cura, noi dobbiamo partire da cosa l'uomo moderno è in grado oggi di poter percepire. Innanzitutto l'uomo moderno vive nel mondo delle immagini prevalentemente. Oggi nella nostra società moderna la velocità delle immagini, la rapidità del video ci pone di fronte a una visione che è una visione fatta di colori, sì, di forme, ma è una visione comunque di un po' parziale della realtà, proprio perché noi tendiamo ad essere rapiti molto facilmente dal messaggio video, dal messaggio dell'immagine, quindi non parliamo ovviamente delle pubblicità e di tutto quanto i mass media ci propinano quotidianamente alla televisione, e dimentichiamo facilmente che esiste qualcosa che non è materialmente percepibile con gli occhi, ma con le nostre orecchie, che appunto si chiama suono. Quindi spesso questo suono noi ce lo lasciamo passare magari in maniera molto superficiale alle nostre orecchie, giudicando spesso ciò che ci piace da ciò che non ci piace, quindi facendo un po' una selezione, ma spesso poi ci passa via, non riusciamo a dare la giusta attenzione. Invece per capire bene come il suono abbia la sua potenzialità, e quindi quando si parla di suono parliamo di musica, dobbiamo sviluppare necessariamente un'attività di ascolto che superi l'immagine e che ci lasci apprendere un nuovo modo di vedere, un nuovo modo di percepire, che è fatto appunto quello di riuscire a percepire qualcosa di immateriale, come appunto quello che ci arriva alle nostre orecchie, e di lasciarlo, di lasciarci permeare sostanzialmente da questo suono. E quindi è necessario lo sviluppo di un'attività di ascolto, è necessario lo sviluppo di un'attività di percezione di ciò che l'ascolto agisce nella nostra interiorità. La musica in questo senso può essere un linguaggio universale. La musica ha il potere di essere onnipervasiva, ha la necessità di quindi essere maggiormente vissuta rispetto a come facciamo normalmente, maggiormente penetrata dall'ascoltatore, e se l'ascoltatore arriva a farsi permeare, come dicevo prima, dal suono, la musica riesce ad avere anche una capacità di guarire. La capacità di guarire con i suoi elementi, che possono essere elementi matematici, se pensiamo alla teoria musicale, può essere un elemento più di carattere, come dicevo prima, di sentimentale. Ci avviciniamo alla musica con una nostra percezione di piacere o non piacere, e dall'altra parte però, magari non ne siamo così consapevoli, la musica può arrivare fino in fondo a colpire, a plasmare, a dare una forte permeabilità al nostro elemento spirituale, che è l'elemento maggiormente interiore che abbiamo. Quindi, di fatto, si può parlare della musica come arte di guarire. Ora, perché abbiamo messo, insieme con Salvatore, abbiamo deciso di fare questo titolo? Perché la terapia musicale, almeno quella che io seguo e sulla quale sto ancora studiando, perché non si finisce appunto mai di approfondire questo settore, la terapia musicale, quindi l'arte di guarire con la musica, nel mondo attuale
attraversato da diverse, tantissime scuole, di pensiero e tantissimi approcci. Tutto il mondo della musicoterapia e quindi del suono che cura oggi è attraversato da scuole di pensiero che hanno prevalentemente una base psicologica, una base assolutamente valida che ha il suo valore terapeutico in tutto il mondo. Abbiamo con la musicoterapia, con l'indirizzo invece che ha dato Rudolf Steiner con la musicoterapia antroposofica, un elemento di terapia artistica che porta anche un valore in più, un elemento in più, che è l'elemento appunto spirituale. Ma per capire questo dobbiamo fare un cappello per coloro che sono all'ascolto, per coloro che non conoscono esattamente cosa significhi dare un indirizzo antroposofico alla musica, un indirizzo antroposofico alla terapia che cura, capire quindi innanzitutto chi era Rudolf Steiner e su che basi ha pensato e ha visto la musica. Allora, Rudolf Steiner, per quanto riguarda la vita, la storia di Rudolf Steiner, è vissuto nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del 1900, fino al morto nel 1925, e ha sviluppato insieme con la dottoressa Ita Wegman una via della conoscenza che è stata chiamata, che lui ha chiamato antroposofia. Originariamente Rudolf Steiner apparteneva alla pletora dei teosofi, e cioè coloro che spiegavano il mondo, spiegavano la realtà solamente attraverso una visione divina, attraverso un influsso divino. Rudolf Steiner però era un grande studioso, era una personalità molto importante sul piano degli studi scientifici e spirituali, quindi gli studi scientifico-spirituali, ma nello stesso tempo era una persona molto curiosa di approfondire tante discipline, tra l'altro anche la matematica, anche la fisica e piano piano anche le altre discipline. E si rese conto che attraverso l'osservazione empirica del mondo, quindi attraverso l'osservazione della natura, attraverso l'osservazione dell'uomo, della costituzione dell'uomo e di ciò che nell'uomo erano presenti, nelle forze che nell'uomo erano presenti, si potesse capire precisamente, abbastanza scientificamente, quali fossero le forze che agissero, le forze cosmiche che agissero all'interno della natura e all'interno dell'uomo. Per cui ha portato avanti questa via della conoscenza, che lui amò chiamare anche scienza dello spirito, dal nome appunto antroposofia, proprio perché attraverso il nome di antroposofia noi riusciamo a capire che la sofia, che è la saggezza, riusciamo a capire ciò che è l'elemento della saggezza, della sofia, che ha questo valore spirituale, come si interseca, come si inserisce e come è individuabile all'interno della corporeità umana e all'interno della natura. Quindi un approccio empirico, un approccio assolutamente empirico, che però appunto aveva la possibilità, si dava una possibilità in più, cioè quella di ritrovare appunto in questo approccio empirico anche il risultato scientifico delle forze che appartenevano appunto al cosmo e allo spirito. Per cui diciamo che con la terapia antroposofica e quindi con la terapia musicale antroposofica, lui riuscì a capire come la musica in sé per sé attivasse e stimolasse tutte le forze di risanamento, favorisse anche un benessere fisico e scoprì come la musica riempisse lo spazio e desse la possibilità al singolo di ascoltare i propri bisogni. Ecco, questo come introduzione rispetto a quello che appunto è la figura di Rudolf Steiner e che è l'antroposofia. Salvatore.
Allora, una cosa che ti volevo chiedere, anche se non ho mai trovato riscontro su questa, ci sono delle teorie che dicono che Rudolf Steiner era un satanista. E io ho provato ad approfondire, ma non ho trovato niente di questo, quindi penso che siano teorie andate a vuoto. Però una domanda che ti volevo fare, cioè, quale significato ha la cura attraverso il suono? Allora, come dicevo, per la cura attraverso il suono ha un significato di stimolo di forze di risanamento. Quindi, quando parliamo appunto di stimolare le forze di risanamento, parliamo di qualcosa che favorisce il nostro benessere, come dicevo, Salvatore, favorisce la respirazione, tonifica, è stimolante, favorisce anche la fiducia in sé, che rappresenta anche un modo per star bene con se stessi. E aiuta l'uomo ad ascoltare anche se stesso, ad ascoltare anche i propri bisogni. Quindi, come ho detto, il suono ha la capacità di guarire, ha la capacità di toccare un po' i diversi corpi, appunto con la musicoterapia antroposofica, sulla base delle indicazioni di Rudolf Steiner, noi riusciamo ad attivare questo elemento che potremmo definire un elemento salutogenetico. Che cosa si intende per salutogenesi? Cioè la capacità di mantenere il corpo in salute. Quindi il suono che cura ha questo obiettivo, cioè di portare verso l'equilibrio, di mantenere l'equilibrio. La musica può essere ovviamente attiva, ma può essere anche ricettiva, cioè io posso fare musica, ma nello stesso tempo posso anche ascoltare la musica. Anche l'ascolto della musica ha una sua funzione fondamentale, l'ascolto dei toni, l'ascolto degli elementi di cui parlava Steiner nel suo libro, che è appunto l'essenza della musica, che invito i nostri ascoltatori e coloro che sono interessati ad acquistare, a leggere, perché è molto importante l'essenza della musica. Lui parla proprio della terapia artistica facendo riferimento agli elementi della musica, che sono gli intervalli, che sono i toni, che sono le melodie, che sono le armonie, che sono i ritmi, no? Ti volevo chiedere un'altra cosa, puoi spiegare meglio quali sono le indicazioni su cui si sviluppa la terapia musicale che utilizzi? Sì, allora le indicazioni sostanzialmente partono, come dicevo prima, dalla via della conoscenza, dalla scienza dello spirito, che è appunto l'antroposofia. Per capire esattamente quali sono le indicazioni, dobbiamo però parlare dell'uomo, di quale visione ha Rudolf Steiner dell'uomo e quali sono i corpi costitutivi di cui parla Steiner, sui quali viene dipanata la terapia artistica musicale. Steiner, nella sua trattazione, faceva riferimento al fatto che nell'uomo esistono quattro corpi, chiamiamoli così, quattro corpi costitutivi. Il primo è il corpo fisico, che l'uomo ha in comune con l'elemento minerale. Quindi noi parliamo proprio della materia di cui siamo fatti. Parliamo della materia di cui dopo la nostra vita rimane ovviamente cenere, rimane polvere, rimane in qualche modo un ritorno alla terra del nostro elemento minerale. Quindi il corpo fisico Steiner lo intende esclusivamente riferendosi ai tessuti, agli elementi minerali che sono appunto parte della nostra costituzione. Poi parla di un corpo eterico, e cioè di un elemento di vita, un elemento vitale, e cioè di quelle che sono le nostre forze di vita che ci permettono di stare al mondo e che noi abbiamo in comune con l'elemento vegetale. Se noi pensiamo alla pianta, la pianta ovviamente non ha una coscienza, non ha una sua capacità di capire, ma sicuramente ha in sé un corpo fisico, che è l'elemento vegetale, e un corpo di vita, cioè quella che appunto chiamavo prima, che Steiner chiama corpo eterico. Questi due elementi fanno sì che la pianta possa crescere, possa svilupparsi, abbia quindi le forze di crescita e possa svilupparsi anche in verticale, cioè addirittura possa vincere la forza di gravità terrestre sviluppandosi in verticale. Questo è un po' la cartina di tornasole che ci fa capire che cosa significa nella pianta la forza di vita. Noi abbiamo in comune, quindi, con l'elemento minerale, appunto la parte
solida con la pianta, non solo l'elemento minerale ma anche l'elemento vegetale. Poi Steiner va ancora avanti, parla di un altro corpo, che è il corpo astrale, che è l'insieme dei nostri impulsi, dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, della nostra vita dell'anima, chiamiamo così, che in qualche modo noi abbiamo in comune se pensiamo agli animali. Abbiamo in comune con gli animali. L'animale che cos'è? L'animale è puro istinto, l'animale è pura brama, l'animale è pura, chiamiamolo sentimento, va, se vogliamo, è proprio quello che noi abbiamo in comune con il mondo animale. L'animale ha un'appartenenza, sente di appartenere a un gruppo, ma non ha una coscienza di sé. Se io metto un gatto, un cane davanti a uno specchio, sicuramente non sapranno riconoscersi, ma si riconoscono come tali solo se appartenenti a un gruppo. Quindi la tigre, alle tigri, al gruppo dei grandi felini, i cavalli, al gruppo dei grandi equini e così via. Quindi c'è un io, c'è una coscienza di gruppo. Poi Steiner va ancora avanti. Noi abbiamo quindi parlato di corpo fisico, abbiamo parlato di corpo della vita, di corpo eterico, abbiamo parlato di corpo astrale, ma solo l'uomo ne ha uno in più, ed è il quarto fondamentale, che è appunto l'io, la coscienza di sé, cioè la capacità di dire io sono, la capacità di dire io sono una unicità rispetto agli altri uomini, perché nel mio essere, nella mia corporeità, io ho un elemento che mi distingue, distintivo da Salvatore, da Vincenzo, da Giovanni, da qualsiasi altra persona. Allora questo ci rende autocoscienti, coscienti di noi stessi. Pertanto quindi la via della conoscenza che ha sviluppato Steiner, quindi parliamo dell'antroposofia, ci dice che sul piano dei quattro corpi costitutivi è importante sempre mantenere un equilibrio, e questo equilibrio è quello che io chiamavo prima un'ottica salutogenetica, cioè essere in equilibrio, e la terapia musicale guarda a questi quattro corpi proprio in questa ottica, in questa funzione. Steiner ha parlato poi di musica, ma riferendosi alla musica con un approccio squisitamente medico. Innanzitutto bisogna aprire una parentesi. Steiner ha parlato di musica, ma non ha mai parlato spiccatamente in maniera molto definita di musicoterapia. La musicoterapia ad indirizzo antroposofico è stata inaugurata a metà del 1900, del secolo scorso, ma solo sulla base delle indicazioni sulla musica che ha dato Steiner, da tanti musicologi, musicisti, medici dell'epoca, che mettendo insieme tutte le varie conferenze che Steiner ha lasciato, pensate, più di 6.000 conferenze ha lasciato Steiner al mondo su tutte le discipline, quindi dalla musica appunto per passare all'agricoltura, per passare alla medicina antroposofica, di cui magari parleremo, ti dirò qualcosa più tardi, e per arrivare appunto alle varie arti, ecco, questi signori, questi grandi personaggi dell'età, della metà del Novecento, hanno messo insieme le cose che la musica ha detto Steiner e hanno portato avanti la trattazione della musicoterapia antroposofica. Quindi la musicoterapia antroposofica è nata proprio grazie a queste persone che gravitavano nell'orbita di Steiner, che hanno costruito strumenti appositamente e aspetti pratici che potessero essere applicati in un'ottica musicoterapeutica alla cura dell'essere umano. Ora, tu mi chiedevi qual è l'indicazione che ha dato alla musicoterapia. Bene, l'indicazione è un'indicazione prevalentemente, un approccio prevalentemente legato ai sistemi dell'uomo, ai sistemi, quindi direi quasi un approccio medico, se vogliamo, ai sistemi che sono all'interno dell'essere umano. I quattro corpi costitutivi di cui ho parlato in realtà non sono definibili in maniera netta all'interno del corpo umano. Ovviamente rientrano all'interno della corporeità unica dell'essere umano in maniera del tutto intersecata, interpolata. Però sul piano medico noi possiamo distinguere da questa quadripartizione, chiamiamola così, dei corpi che ho appena elencato, una sorta di visione un pochino più medica, che può essere invece una visione di tipo tripartito.
Che cosa significa? Significa che sul piano clinico noi abbiamo dei sistemi che lavorano all'interno del nostro corpo, quindi abbiamo il sistema circolatorio, abbiamo il sistema epatico, abbiamo il sistema renale, abbiamo tanti sistemi che rappresentano appunto sia l'organo interessato, sia tutta la ramificazione dei tubi, sostanzialmente dei condotti che portano nel corpo sangue e altre sostanze. Nella medicina antroposofica, e in particolare l'approccio che poi se ne deriva di tipo musicoterapeutico, si fa riferimento appunto a tre sistemi sostanziali. Il sistema neurosensoriale, che è quello dei nervi e dei sensi, che riguarda quindi il cervello e tutto il sistema annesso ad esso, quindi appunto dei nervi e della sensorialità. Il sistema ritmico, che è quello della nostra parte centrale, e quindi del cuore e del polmone. Pensiamo al ritmo del nostro cuore, no? Che batte ad un ritmo preciso. Pensiamo al ritmo dei polmoni, che hanno appunto un loro andamento sempre in una stessa modalità. Questo appunto viene chiamato il sistema ritmico. Il terzo sistema a cui si guarda, qui guarda Steiner, è il sistema metabolico e delle membra, cioè un sistema che in realtà favorisce l'attenzione alla zona dell'intestino, dello stomaco, dell'intestino e della zona bassa, fino a parlare appunto, a guardare appunto le nostre braccia e le nostre gambe. Ora, sul piano musicoterapeutico noi facciamo proprio questo, cioè diamo un equilibrio, cerchiamo di portare equilibrio su questi tre sistemi. Quando c'è una malattia, uno di questi tre sistemi è necessariamente coinvolto. E quindi noi agiamo generalmente con la nostra terapia musicale proprio su queste tre parti, che sul piano invece della qualità possiamo parlare del sistema neurosensoriale come la qualità del pensare, che è una qualità legata proprio alla nostra predisposizione animica, nel come noi pensiamo, nel cosa pensiamo. La qualità del sistema ritmico è quella del sentire, e cioè del provare delle sensazioni, del percepire delle sensazioni. La qualità del sistema metabolico e delle membra è la qualità del volere. Cosa facciamo noi quando vogliamo una cosa? Indichiamo con la mano, indichiamo con un braccio, voglio quello lì. E questo elemento del sistema delle membra e del sistema metabolico è un sistema legato appunto alla volontà. Ora, nella terapia musicale noi facciamo riferimento a tante possibilità che possano quindi portare equilibrio a questi tre sistemi. Quindi concentriamoci su questo approccio medico dei tre sistemi di cui ho parlato e cerchiamo di capire quali sono gli strumenti, quantomeno gli elementi, che la terapia musicale può apportare in un'ottica di equilibrio. Noi dobbiamo mantenere equilibrio tra il sistema neurosensoriale, tra il sistema ritmico e il sistema metabolico. Ovviamente questi tre sistemi caratterizzano i due estremi, che sono il sistema neurosensoriale e il sistema metabolico, e c'è qualcosa al centro che in qualche modo tiene questi due estremi, mantiene in equilibrio questi due estremi. E questo centro è proprio il nostro cuore e i nostri polmoni, e cioè il sistema ritmico. Scusa, ti volevo chiedere, quali sono gli strumenti che vengono utilizzati normalmente in questo tipo di terapia musicale? Sì, allora, in un'ottica sempre di, a questo punto parliamo di tripartizione, visto che abbiamo parlato dei tre sistemi, noi leghiamo nella musicoterapia proprio a queste tre qualità dell'anima di cui abbiamo parlato, dal pensare, il sentire e il volere, tre insiemi di strumenti che io mostrerei, perché abbiamo delle foto, vero Salvatore? Potrei mostrare già un primo insieme di strumenti che è legato al pensare, che è questo, che sono gli strumenti a fiato. Allora vediamo, da sinistra a destra abbiamo dei flauti, al centro abbiamo dei corni e quello ad ombrello è un crummorno, e anche quello verticale che abbiamo al centro pure è un tipo di crummorno, e poi abbiamo il corno alla destra. Andiamo, perché parliamo di strumenti musicali legati al pensare?
perché normalmente quando noi suoniamo un flauto che cosa facciamo? Immettiamo del fiato, quindi facciamo, agiamo con le nostre forze del pensiero sulla calibrazione del fiato, e il suono che ne deriva è un suono che ci lascia molto vivi, è un suono che ci dà molta coscienza, che ci dà molta sensazione di presenza. Dobbiamo quindi concentrarci sul suono, sulla qualità del suono, e dobbiamo capire che in realtà lo strumento musicale del pensare, quindi dello strumento a fiato, ci rimanda questi aspetti molto legati alla coscienza. Poi ci sono quelli che abbiamo appena visto, che ha mostrato Salvatore, che sono quelli legati appunto, ecco, al centro vediamo ad esempio un corno, un Games Horn, che è quello centrale, che è legato, è fatto con il corno della vacca, il corno della mucca. Allora, da qui capiamo che il corno della mucca ci porta all'elemento della maternità, e quindi all'interno di questo corno noi non solo ne riceviamo quella qualità del pensare, quella qualità che ci dà appunto la coscienza, ma abbiamo anche del calore, perché appunto il materiale di cui è pregno questo strumento porta del calore, porta anche delle forze di maternità molto importanti. Quindi con quello noi curiamo anche donando calore, facendo in modo che si cosparga e ci sia calore alla nostra corporeità. Gli altri strumenti... Ti volevo far vedere darci la spiegazione di questi altri strumenti. Sì, grazie. Ecco, questi strumenti qua invece sono gli strumenti a percussione, che sono legati al sistema metabolico dell'energia, cioè la parte del volere sostanzialmente, perché ovviamente noi agiamo con le nostre membra, con le nostre braccia e spesso anche in qualche altro strumento, anche con i piedi possiamo fare ritmo, ad esempio con braccia e con gambe. Abbiamo qui dei tubolari sulla sinistra, al centro abbiamo un litofono fatto in ardesia, che è una pietra particolare che si trova nelle Alpi, sulle Alpi svizzere, anche molto molto frequente, che viene pressata e viene intonata ad una frequenza che è quella tipica di tutta la musica, la musicoterapia antroposofica, che è il 432 Hz. E questo è una frequenza che Steiner diceva è la frequenza che è in sintonia con l'uomo, e corrisponde ovviamente alla sensazione che l'uomo ne riceve nel riconnettersi con la propria interiorità. Questi sono gli strumenti a percussione con i quali è possibile fare ritmo, sono gli strumenti del volere. Andiamo alla terza foto, Salvatore. Gli strumenti a corda. Gli strumenti a corda, ecco, questi sono gli strumenti del sentire, perché lo strumento a corda cosa ci rilascia? Se noi pensiamo quando qualcuno magari dei nostri ascoltatori avrà suonato la chitarra, quindi avrà qualche esperienza. Questi sono invece delle lire sulla sinistra, e al centro abbiamo anche un monosuono al centro proprio, quello in verticale. Delle lire che sono costruite con in genere 3 o 4 ottave, quella a sinistra, la tipologia della lira all'estrema sinistra, mentre quelle al centro, quelle due con il legno più scuro, sono soprattutto quella a destra, quella scura che ha forma quasi di 8, se la vediamo, quella è una lira a bordone, è accordata con un accordo, che può essere un accordo di re maggiore, può essere un accordo di la maggiore. È uno strumento che fornisce tantissima armonia, che è proprio quella che ci rilascia il benessere alla nostra parte centrale, al nostro sistema ritmico, appunto a ciò che è capace di sentire l'armonia, di percepire l'armonia in tutto il suo splendore, in tutta la sua forza. Quella estremamente, gli ultimi due che vediamo sulla destra, sono la crotta, che è simile a un violoncello, ma vedete c'ha una cassa completamente diversa da un violoncello. È uno strumento che dona molto calore, è uno strumento che viene utilizzato per equilibrare la respirazione, per tutte le patologie che possono coinvolgere la respirazione, e le patologie che possono aver bisogno di calore interno. E poi sull'estrema destra invece abbiamo un salterio, che invece è uno strumento che ci rilascia molta luce, uno strumento di luce, se vogliamo, perché il suo suono è un suono molto cristallino, e quindi è un suono che coinvolge il nostro pensare, la nostra capacità di rimanere coscienti o di andare verso la luce, perché essere coscienti significa anche avere molta luce. Quando una persona
e a molta luce lo si vede in volto, no? Una persona accesa che ha uno sguardo vivido, uno sguardo appunto luminoso. Quando noi diciamo a una persona, a una donna, hai uno sguardo luminoso, in realtà ci stiamo rapportando alla sua quantità di luce interna. E quindi il salterio è uno strumento che ha appunto a che fare con la luce. Ma che cosa significa donare calore e donare luce? Questa è una polarità interessante, è una polarità che ritroviamo nella musicoterapia antroposofica, proprio quando è necessario dirigersi verso la cura di malattie che sono malattie che portano del freddo, come ad esempio i tumori, ad esempio sono malattie che hanno in sé il freddo, che portano in sé il freddo, tant'è che nelle patologie tumorali noi vediamo la persona asciugarsi progressivamente nelle sue forze, no? Sempre più scendere di peso, quindi scalarsi, quindi diventare molto, molto asciutta, le sue forze vengono assolutamente asciugate e quindi troviamo appunto del freddo che pian piano si insinua in tutta la corporeità. E quindi noi attraverso gli strumenti a corda possiamo donare del calore, ma chiaramente non solo con gli strumenti a corda, abbiamo visto che ci sono anche strumenti a fiato che portano del calore. Anche gli strumenti a percussione, perché no, possono portare del calore, come ad esempio i tamburi in pelle. Il tamburo in pelle dona calore, a differenza invece di un metallofono in rame, che comunque ha un elemento di calore, ma in per sé anche un elemento di luce. Le patologie invece che hanno bisogno di freddo sono tutte le patologie infiammatorie. Forse Salvatore volevi farmi un'altra domanda, vedo che sei impegnato. No, volevo fare un'osservazione, perché mentre parlavi di questi strumenti qua che mostro ancora, mi hai fatto ricordare che che venivano usate anche nella scuola di musica napoletana nell'Ottocento. Sì. Mi hai fatto ricordare queste. Quindi la scuola di musica napoletana conosceva bene anche questo, Sì, gli strumenti a corda in generale fanno parte della tradizione napoletana, in particolar modo non proprio questi che sono delle lire un pochino più legate ad altri momenti della vita, della storia dell'uomo, ma sicuramente il mandolino, ad esempio, gli strumenti tradizionali a corda, sono strumenti che agiscono sicuramente anch'essi sull'elemento dell'armonia, no? Danno molto calore, danno armonia. E proprio grazie a queste qualità del suono che noi riusciamo a curare utilizzando anche delle conoscenze musicali, perché no? Perché al di là di saper suonare, parlo di noi come musicoterapeuti antroposofici, che suoniamo appunto la lira piuttosto che la crotta, piuttosto che il corno, eccetera, utilizziamo anche degli elementi di teoria musicale, perché no? Quindi è importante avere anche un approfondimento di questo genere, cioè di teoria musicale. Quindi parliamo di toni, parliamo di intervalli musicali, parliamo di elementi legati alle scale pentatoniche, ad esempio, che sono le scale che noi ricordiamo nella tradizione cinese, ad esempio, se pensiamo alla musica cinese, le scale legate ai modi, quindi al modo dorico, al modo frigio e così via, e poi sicuramente tutte le qualità della musica legate al maggiore e al minore. Steiner in questo ci parla dello sviluppo di queste modalità, di questi aspetti musicali, appunto la pentatonica, i modi, il maggiore e il minore, facendo riferimento alla storia dell'uomo. Facendo riferimento al fatto che l'uomo, che nel suo sviluppo sulla Terra, ha attraversato delle epoche. Sostanzialmente Steiner ci parla di 7 epoche di civiltà, nel quale l'uomo udiva e ha sempre udito toni sempre in maniera diversa. Diciamo che la prima epoca di civiltà di cui ci parla Steiner è l'epoca paleo-indiana, che ovviamente risale a migliaia e migliaia di anni fa, prima di Cristo, l'anticristo.
L'epoca paleoindiana per Steiner si caratterizzava da un suono sostanziale che l'uomo udiva, che era il suono della settima, dell'intervallo di settima. Se io faccio un intervallo su uno strumento come la lira tra Do e Si, sono sette note, io sentirò qualcosa che non appartiene oggi al mio, alla mia, come dire, al mio orecchio musicale, cioè stride un po', mi stride un po'. Quell'intervallo era l'intervallo molto spirituale, che portava molto fuori dalla corporeità e sul quale l'uomo in quell'epoca era proiettato. L'uomo della civiltà paleoindiana era molto fuori, era molto verso lo spirito, era molto legato appunto al contatto col mondo spirituale. Successivamente, nell'era paleopersiana, questo intervallo l'uomo si abitua a udire un intervallo di sesta, cioè di sei note, per cui parliamo ad esempio di un do la, possiamo dire, cioè un intervallo di sesta. E questa sesta ancora portava un po' l'uomo a guardare fuori di sé. Ma è solo con il periodo dell'antica Cina, che viene individuato da Steiner nel periodo appunto della storia cinese, della primissima Cina, in cui l'uomo comincia a sentire, quindi ad ascoltare un tono di quinta, un tono che in qualche modo potesse finalmente aprire la propria anima, ma nello stesso tempo avere anche uno spazio interiore, quindi riuscire in qualche modo a trovare un equilibrio tra il dentro e il fuori. E questo fuori era ancora quello che proveniva dall'epoca della paleoindiana, dall'epoca paleopersiana, cioè dal contatto con lo spirito. Questa volta però l'uomo comincia, nell'epoca dell'antica Cina, a guardare anche un po' in equilibrio con il suo mondo interiore. Quindi nell'intervallo di quinta abbiamo sostanzialmente un equilibrio, un primo iniziale equilibrio. E solo nell'epoca greco-romana, che con il tono udito, con l'intervallo, con l'atmosfera dell'intervallo di quarta, l'uomo comincia ad entrare più nella propria interiorità. Interiorità che si realizza, direi quasi appieno, nell'epoca moderna, nell'epoca della civiltà anglo-germanica in cui noi oggi stessi viviamo, nella cosiddetta quinta epoca, dove l'atmosfera è diventata un'atmosfera di terza. Se noi udiamo tutta la musica che quotidianamente riceviamo dai nostri mass media, vediamo che sostanzialmente ciò che prevale è un'atmosfera fatta di un intervallo di tre note, dal do al mi e non oltre. Tutti i grandi musicisti classici di quest'epoca, che rientrano all'interno di quest'epoca, fanno dell'intervallo di terza un intervallo melodioso, e quindi parliamo dell'epoca del romanticismo innanzitutto, no? Dove troviamo i Wagner, ad esempio, che ci dà una musica melodiosa e molto molto armonica, che ci fa stare bene, ma dove bene? In questa zona qui, cioè nella zona del sentire. E questo è l'elemento che ci dice che ci troviamo in un'epoca in cui prevale appunto questo elemento dell'intervallo di terza. Poi Steiner va ancora avanti e dice: tra un certo numero di anni, parliamo ancora di qualche migliaio di anni, noi entreremo in un'altra epoca, entreremo in un'epoca slava, dove sarà il predominio dell'atmosfera di seconda, quindi il nostro orecchio si comprimerà ancora di più, un intervallo molto più stretto, dove difficilmente riusciremo ad aprirci verso il mondo spirituale. Quindi si scende, come vedete, sempre più verso una realtà materialistica, quindi dal mondo spirituale dell'intervallo di settima, scendiamo nella storia dell'uomo sempre di più verso un intervallo di chiuso, di prima, verso una nota sola, sostanzialmente un tono solo, che si realizzerà nella settima epoca, dice Steiner, cioè nell'epoca americana, dove il tono, un solo tono, sarà l'elemento, l'atmosfera predominante, quindi una prevalenza di elemento materialistico terreno. Poi dice Steiner: infatti le note musicali sono sei, la settima l'abbiamo inserita noi, il si l'abbiamo inserita noi, ma le vere note musicali sono sei. Diciamo che poi Steiner dice anche del fatto che si ritornerà indietro, quindi tutto questo processo ha, come in un otto che possiamo immaginarci idealmente, voi conoscete l'otto, il cosiddetto segno dell'infinito normalmente, sì, certo, certo.
Steiner lo chiama in un altro modo, lo chiama lemniscata, e cioè prima c'è questo processo, che è quello che stiamo attraversando, che terminerà con la settima epoca americana, poi dall'uno si ritornerà all'ottava, cioè all'aumento, all'ampliamento di questo processo, che tornerà indietro. Infatti ho fatto una trasmissione con Michele Proclamato proprio sulla legge dell'ottava. Anzi, dovrei richiamarla per rifarla ancora, perché allora facevo solo radio e quindi era soltanto audio. Però lo richiamerò ancora per fare una trasmissione proprio sulla legge dell'ottava. È molto importante. Salvatore, vuoi farmi qualche altra domanda? Sì, l'ultima domanda che ti vorrei fare poi alla fine è: come si diventa musicoterapeuta in ambito antroposofico? Sì, allora, diciamo che per diventare musicoterapeuta, innanzitutto in Italia abbiamo la prima scuola, l'unica scuola di musicoterapia antroposofica, che è a Bologna, è presso la scuola Stella Maris. Di scuole di musicoterapia antroposofica nel mondo ce ne sono tante, c'è la scuola Orpheus in Svizzera, ci sono altre scuole in Olanda, addirittura forse in Olanda sono nate anche molto prima. Stiamo parlando di un'origine delle scuole intorno al 1960, ecco, nella metà degli anni del 1900. E sono 4 anni di studio, dove però lo studente impara non solo alla conoscenza della teoria musicale e la conoscenza degli strumenti, ma impara anche molto a lavorare su se stessi. Lavorare su se stessi che cosa significa? Significa imparare a percepire i suoni in un'ottica anche di animica, quindi di elemento del sentire, ma nello stesso tempo anche a cercare la componente spirituale. La componente spirituale è quella che ci dice finalmente questo tono cambia qualcosa in me, sta lavorando in un certo modo. Quindi la consapevolezza che ci sia un cambiamento interiore, che ci sia anche la connessione col nostro elemento più interno, con il nostro elemento spirituale. Quindi non solo un elemento del sentire, cioè legato a fenomeni di simpatia e antipatia, cosa che possiamo percepire tutti quando ci avviciniamo ad una melodia che ci piace di più, a una melodia che invece sentiamo meno appartenente a noi stessi, ma anche solo soprattutto ad un elemento molto più interiore, molto più spirituale. Quindi lo studente impara questo nei 4 anni, poi c'è lo studio dell'antroposofia, ovviamente c'è lo studio anche di alcuni elementi di scienza occulta, di cui parla Steiner, appunto parlando dell'evoluzione dell'uomo, dell'universo, partendo dalle origini, proprio per comprendere come le atmosfere di cui ho parlato prima si avvicendano nella storia dell'uomo. E poi si fa anche un accenno, e di questo, se mi consenti Salvo, volevo fare una piccola digressione, alla medicina antroposofica, perché come dicevo prima, studiare i sistemi legati appunto alla costituzione corporea dell'uomo significa studiare anche elementi appartenenti alla medicina antroposofica. La medicina antroposofica è un ampliamento della medicina convenzionale attuale, è stata elaborata nel 1920 da Rudolf Steiner in collaborazione con la dottoressa Ita Wegman, a cui in Svizzera è intitolata una famosa clinica di cure, ed è una medicina che si occupa, appunto parlavo di ampliamento, perché si occupa di studiare e scoprire le manifestazioni della vita, quelle legate appunto al corpo, alla nostra corporeità, ma anche all'anima, quelle dell'anima e quelle dello spirito. L'ottica della medicina antroposofica è un'ottica salutogenetica. Che cosa significa? Significa che è un'ottica che ci porta a mantenere il nostro corpo, la nostra corporeità in salute ancor prima della generazione di malattie, ancor prima di quell'approccio che poi è indicato nella medicina convenzionale, che è un approccio patogenetico, cioè legato alla cura del sintomo
e alla cura della malattia quando essa stessa si conclama, diventa quindi evidente. L'approccio medico antroposofico invece ci permette di ampliare lo spettro sia di indagine sia lo spettro di cura legato appunto a una cura fatta non solo di elementi appunto chimici, ma chimici sempre legati alla natura e quindi alle proprietà che la natura ci dà, ma anche ad elementi in connessione con il nostro cosmo. Quindi, perché no, quando parliamo di cosmo parliamo di pianeti, e quando parliamo di pianeti possiamo parlare della loro costituzione fisica, ad esempio dei metalli, del ferro, del rame. Il ferro, ad esempio, ha una connessione con Marte, il rame ha una connessione con Venere e così via. Quindi c'è anche un ampliamento dello spettro di cura legato all'applicazione di rimedi, chiamiamo così, orali, parenterali o anche esterni, ma che hanno una radice legata ai metalli, come alle erbe, come ad elementi appunto anche di questo tipo. E non solo quindi l'elemento come dire dinamizzato, perché nella medicina antroposofica si usano molti elementi dinamizzati, molti rimedi dinamizzati, oltre che anche omeopatici, ma l'ampliamento dello spettro di cura è fondamentalmente legato all'arte terapia, e la musicoterapia è una delle arti terapie. Si può curare anche con l'arte, si può fare terapia anche con l'arte, parliamo della pittura, parliamo della scultura, quindi del modellaggio, parliamo dell'arte della parola, parliamo dell'euritmia, che è l'arte del movimento, di cui Steiner ha parlato tantissimo, e invito gli interessati a leggere molto, anche solo digitando la parola euritmia su internet, si trova tantissimo, e dall'altra parte anche di pedagogia curativa, oltre ovviamente a parlare di ciò che ci offre la natura, ciò che ci offre nella nostra alimentazione, l'agricoltura biodinamica, che ci dà tanto, sempre su base di indicazione steineriana, che ci dà tanto in termini di alimentazione. Ecco, la medicina la medicina antroposofica indaga aspetti legati alla medicina sul piano fisico, quindi quelli che sostanzialmente si studiano normalmente anche nella medicina convenzionale, ma anche aspetti non materiali, e fornendo anche metodi di autoeducazione, di disciplina interiore, legati appunto al mantenimento dell'equilibrio di quei tre sistemi, di quella triarticolazione di cui ho parlato in precedenza, cioè del nostro sistema neurosensoriale, del nostro sistema ritmico e del sistema metabolico e delle membra. Un elemento di medicina antroposofica è anche lo studio di tutto quanto è la storia della nostra vita, perché attraverso la storia della nostra vita, che noi possiamo attraversare a ritroso, facendo quindi un percorso a ritroso, ci può portare appunto ad un'indagine biografica molto importante, che ci può anche far capire la natura delle nostre malattie, di quelle che magari abbiamo già avuto e perché le abbiamo avute, quali sono stati gli eventi biografici legati all'insorgenza di alcune malattie. Io ho fatto un piccolo pensiero legato a questo, e ho trovato appunto che alcune malattie che ho avuto in passato possono essere state legate ad eventi della mia biografia. Quindi anche la biografia è uno strumento di indagine che viene utilizzata all'interno della musicoterapia, della medicina antroposofica. E la musicoterapia antroposofica, come dicevo appunto, è una delle arti terapie che ci si indirizza a questi elementi fisici, abbiamo parlato, animici e psichici, e di tipo spirituale. Quindi le patologie che noi troviamo hanno in qualche modo la possibilità di essere affrontate con la musicoterapia, con gli strumenti che abbiamo visto, ma non solo, anche col canto. Il canto è un altro strumento, è la nostra voce è uno strumento. E con la cantoterapia, con il canto Berbeck che noi utilizziamo in medicina antroposofica, che è un canto, una particolare metodologia di canto che è stata elaborata dalla dottoressa Velbeck Alström, una svedese che elaborò appunto un metodo di canto attraverso l'utilizzo di vocali e consonanti, si può lavorare
perché no, anche sul benessere di questi tre sistemi di cui ho parlato prima, lavorando molto sugli elementi fisici, animici e spirituali, ma soprattutto anche, perché no, sui quattro elementi che sono l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. Quindi noi anche con le vocali, con le consonanti, possiamo lavorare con i quattro elementi. Ma con i quattro elementi ci possiamo lavorare anche con gli strumenti. Ad esempio, gli strumenti a percussione possono avere un riferimento con i quattro elementi. La pelle è legata all'aria, il metallo è legato al fuoco, quindi lavora con elementi di fuoco. La pietra, perché abbiamo visto prima il litofono, possiamo suonare con la pietra e lavoriamo con la terra, con l'elemento minerale. Lavorando invece con gli elementi di tipo i fiati, lavoriamo con altri aspetti, ad esempio lavoriamo ad esempio anche con l'acqua, con il nostro elemento acquoso. Quindi diciamo che possiamo lavorare anche con i quattro elementi attraverso gli strumenti musicali. Salvatore, se hai delle domande, io sono disponibile qui a rispondere. Non ti sento, c'hai il microfono spento. Ho detto, come domande io ho finito al momento. Aspettavo se qualcuno del pubblico ha qualche domanda da fare, la può benissimo scrivere qui e te la passo, se qualcuno la vuole fare. O se no, io direi nel frattempo di mandare quel video. Sì, facciamo vedere un video, così facciamo vedere anche come si lavora, come il musicoterapeuta antroposofico lavora individualmente con il paziente. Ok, allora mando il video. Grazie. Dass überhaupt ein Toner klingt, muss man den ganzen Körper aktivieren. Das geschieht beim Krummhorn vor allem in dieser Beckenregion. Also diese Beckenbodenmuskulatur wird gestärkt, sie wird aktiviert. Ziel war eigentlich, dass der Nils die Ruhe in sich selber finden kann, seinen Körper besser wahrnehmen kann. In der Musiktherapie kann man eben ohne musikalisches Wissen, ohne musikalisch zu sein, ganz ins Musikalische eintauchen. Musiktherapie ist das körperliche Aufwachen. Es ermöglicht, dass wir innerlich und in unseren ganz feinen Sinnen aufwachen, in uns und durch uns durch in die Musik eigentlich reinhören können. Der Klang, der kommt aus der Vergangenheit vielleicht. Musiktherapie hat mir geholfen. Töne, die merkt man, die spürt man, die Schwingungen und Vibrationen, und die tun einem gut. Haben mir jetzt gut getan. Ich verschreibe Musiktherapie gerne, weil ich gewissermaßen als Ergänzung und Erweiterung der Medikamententherapie ein Musikament einsetzen kann. Beim Einsatz der Musiktherapie in der Palliativmedizin ist mir von großer Bedeutung, dass dies nicht nur schön ist für Menschen in dieser Situation, sondern dass dies hilft, den Menschen den Schwellenübertritt, also eine aktive Tätigkeit für die Zukunft, vorzubereiten. Dieser unkomplizierte Zugang in der Musiktherapie zum Element der Musik, zum Element der Schwingung, zu diesem Element des Hörens, des Lauschens, das ist ein wesentlicher Anteil des therapeutischen Prozesses. Ecco Salvatore, permettimi di fare una piccola aggiunta, spiegazione. Avete visto il video è in tedesco, però quello che mi interessava far vedere sono proprio i momenti attivi che avete visto all'interno del video, che ha a che fare con la realtà della Svizzera, come si lavora in Svizzera. Avete visto musicoterapeuti antroposofici, avete visto anche qualche medico antroposofico, ma avete visto che l'importanza è il rapporto col paziente individuale, il rapporto individuale col paziente, che deve entrare in un elemento di quiete e di connessione con la propria interiorità
e per riuscire ad avere quello che noi chiamiamo il medicamento musicale. Avete visto la persona con la campana, avete visto la persona con la lira, quella lira bordone che suonava, quella lira un po' più scura. Ecco, quelli sono elementi molto importanti, perché in quel momento il paziente entra in connessione con se stesso e sviluppa di volta in volta qualcosa che lo porta ad entrare sempre di più in quell'obiettivo musicoterapeutico che si dà all'origine, che ovviamente il terapeuta conosce solo da solo e che si dà come obiettivo finale di sessioni musicoterapeutiche, che rappresenta appunto il momento in cui il paziente finalmente riesce ad avere connessione con l'elemento spirituale, cioè capisce che qualcosa realmente è cambiato, che è cambiato qualcosa all'interno di sé e che rispetto all'origine, alla prima seduta, sicuramente ci sono fatti dei progressi e che finalmente anche la propria patologia è arrivata ad un termine. Noi abbiamo avuto dei pazienti che sono guariti con la musicoterapia e con l'innesto anche della medicina antroposofica, per cui ci sono delle risultanze pratiche molto molto evidenti di persone che hanno e dei riscontri clinici che abbiamo avuto anche dai medici, che sicuramente delle patologie sono state superate. Ovviamente ci sono anche delle applicazioni di musicoterapia antroposofica per cure palliative, cioè per accompagnare i malati terminali al trapasso, quindi oltre la soglia del mondo fisico, quindi verso il mondo spirituale. Ad esempio gli strumenti a corda sono molto utili, in particolare la lira, sono molto utili per accompagnare al trapasso. Chiaramente io qui non entro in elementi molto tecnici musicali, ma potrei parlare di toni, potrei parlare di scale, potrei parlare anche di scale legate ai pianeti, ma magari, ecco, se avremo modo di approfondire, di fare un ulteriore appuntamento, per chi potrà, chi lo desidera, chi vorrà approfondire, io sarò sempre disponibile. Anche perché ci sarebbe molto da parlare anche dei processi vitali che sono all'interno del nostro organismo e che sono oggetto anche di terapia musicale. Quindi la respirazione, ad esempio, è uno di questi. Noi lavoriamo molto sulla respirazione, lavoriamo molto anche sugli elementi che sono connessi anche al nostro sistema metabolico, come la combustione, la nutrizione, no? Quindi è un argomento vastissimo, Salvatore, che ovviamente in un'ora non potevamo presentare nella sua vastità, ma spero di aver dato quantomeno, aver acceso delle luci. Comunque ne possiamo fare pure qualcun'altra in seguito, perché farne una sola poi di tante ore può anche stancare. Certo. È meglio farne di più, un'ora per volta, va bene, dai. Su. Bene. Anzi, è stata abbastanza esaustiva questa trasmissione. A me ne grazie. Specie per chi ha i primi approcci con questo tema. Anzi, mi hai fatto ricordare una battuta, siccome con la musica si guarisce, no? Sì. Una battuta che disse, però non so chi è che disse, però mi raccomando, non vi sentite le canzoni di Alban, perché quelle sono medicine scadute. Io con questa conclusione è molto carina. Prima di chiudere, io voglio mandare dei ringraziamenti speciali alla città di Roma, perché ho visto che tra i miei followers sono più seguiti dai romani. Quindi io mando un abbraccio ai romani e io ho detto, se un giorno dovessi rifare un'altra volta i convegni, magari lo farò a Roma uno. Perché ho più gente che mi segue da Roma che da Napoli stesso, figurati. Sì. Comunque, con questo vi salutiamo, vi diamo la buona serata e grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. E con questo chiudiamo. Buonasera a tutti.